oggi si riprende con me questo First Wizard Crix Ninja. L'ultima volta, beh, è successo un bel casino. Solo ha una barriera impenetrabile, Sonia si rifiuta di venire con me e mi hanno pestato a sangue, tutti e due, in due episodi differenti. Quindi vado a dormire, se mi dispiace. Oh, non era nei patti. Non scaldarti tanto, Arknot. Ho accettato di aiutarvi solo se avreste lasciato in pace Mega Man. Non alzare la voce. Rispetteremo i patti, ma solo dopo che Mega Man ci avrà consegnato il manfo. Ah, devi farci entrare nel labirinto delle Bermuda. Senza il tuo potere non possiamo raggiungere la nostra meta. Ti abbiamo accolta tra noi solo perché crediamo nelle tue abilità. Un'ultima cosa. Sappiamo che hai salvato Mega Man alla Sondas. Grande Mega Man è piuttosto contrariata. Come fai a... Pensavi di ingannarci con i tuoi trucchetti da 4 soldi? Al prossimo passo falso, tu e Mega Man non vi rivedrete mai più. Sei stata avvertita. Sonia, va tutto bene, Ark. Stai tranquilla. Ok! Adesso comincia a avere più senso la questione. Sonia, signorina Strum, prego. What? Ora vivo per servire la grande Vega. Tu sei il mio nemico. Dobbiamo combattere. Non farlo, Sonia! Addio. Comunque, stavo dicendo, ha molto più senso ora come ora. Un altro sogno. Sonia, aiuta Vega per impedire che io mi ferisca. La press potrebbe arrivare da un momento all'altro. Farei meglio svignarmela da qui. Stavolta ce la farò? Eccoti qui! Mi ha intercettato Zack. Zack! E vabbè, cos'è? Mi hanno circondato! Bud! Press! Abbiamo trovato Geo! Fantastico. Ben fatto. Portatelo qui. Posso dire la mia discolpa che non è colpa mia? Che non stavo cercando di fuggire, ma... ecco, vi volevo venire incontro. Capito? Dove credevi di nasconderti, Hai un bel fegato. No, io... non. Ecco, te l'ho detto, vi stavo venendo incontro. Sembra super arrabbiata. La solita press. Quel suo sguardo mi fa tremare di paura al solo pensiero. Ciao! Sì? Te ne andrai solo dopo avermi raccontato tutto. Cosa è successo? Dov'è Sonia? Parla! Sei in trappola, ragazzo. A questo punto tanto vale dirle tutto. Sì, d'accordo. Allora... quindi Sonia ora è dalla parte dei cattivi? Ok, ho capito tutto. Ecco perché eri tornato con il muso lungo e non volevi parlarci. Sai, a volte la tua odissia supera ogni limite. Dici a me? Non l'hai capito? Lei sta fingendo. Non vuole metterti in pericolo. Quindi fa finta di collaborare con loro. Cosa pensavi che stesse facendo? Credi che ci abbia traditi passando dalla parte del nemico? Pensi sia capace di una cosa simile? Forse non hai abbastanza stima di lei. Tu non... Press... cosa c'è? Sto solo spiangendo. Qualche problema? Se penso a come Sonia potrebbe sentirsi, mi viene da piangere. Deve essere molto duro per lei. Lei vuole solo proteggerti, Geo. Ecco perché nasconde il suo dolore e finge di stare con il nemico. Chissà quanto ha sofferto cancellando la vostra Brotherhood. La donna posso capire il suo dolore. Press, mi dispiace. Hai ragione tu. Sono stato un idiota totale. Non ho mai pensato ai sentimenti di Sonia. Temevo di essere ferito dalle sue parole, quindi sono fuggito via. Devi fidarti di lei, se no non ti tradirebbe mai. Hai ragione, questa volta la riporterò indietro. Forza Mega, andiamo al labirinto delle Bermuda a salvare Sonia. Finalmente sei tornato in te, ragazzo. Va bene, facciamo la cielo, sì, trasportando, onda cielo, in onda. E ho detto. È un nuovo tipo di onda, invece però. Sonia! Ho un déjà vu. Però lei non era girata in quella posizione. Cosa ci fai qui?
Ti avevo detto di non tornare più. Ho commesso uno sbaglio, Sonia. Sono fuggito perché temevo di perderti. E per questo ho dimenticato cose davvero importanti. Fidarsi degli amici. Fidarsi di te. Qualunque cosa accada, bisogna sempre fidarsi degli amici. Ormai me l'hanno dimostrato tutti. So che stai fingendo. Tu non ti metteresti mai contro di noi. Perché dici di essere nostra nemica? Non sto fingendo, io sono vostra nemica. Tutti voi siete i miei nemici giurati. Ti avevo avvertito, no? Ora mi costringi a farti del male. Mi fido di te, Sonia. Qualsiasi cosa tu dica, io credo ancora in te. Ok! Perché? 1400 punti vita alla ragazzina. Che cavolo? Scusa, colpirti con un attacco missilissimo è segno della mia amicizia, ti spiace? O del mio amore, dipende un po' come vedete Sonia per Geo. Anche colpirti con la mossa di boot? No! Stai ferma! Stai ferma! Ok. Ri-ok. Stai ferma! Allora, più meno ti muovi, più è semplice per me, ok? Già è difficile. Tanto mi sto uccidendo una star internazionale. La schivatrone? Non mi posso muovere. Questo è un attacco zuzzo. Questo è veramente un attacco basso, infamissimo, che potevi risparmiarti. E vole... Ok. Ok, vieni qua al centro. Peccato, volevo fare un punto attacco, ma nope. È confuso, in teoria non dovrebbe fare l'attacco. Ma cosa? Era completamente un contrattacco quello, su via. Nope. Ok. Le ho dimezzato le speranze. No, basta questi attacchi. Sonia, perché devo distruggerti malamente? Oh, tieni, ciao! Nemico eliminato! Arknot! Oh, quella la prendo volentieri! Ah! È una sofferenza vederti in questo stato. Mentendo te stessa ti farei solo del male, Sonia. Non posso assistere a tutto questo. Preferisco soffrire con te piuttosto che abbandonarti. Il mondo è grande, ma tu non sei solo. Siamo legati. Sono parole tue, ricordi? Non potrei mai farti del male, Gio. Mi dispiace. Grazie. Dimmi cosa è successo. Ero stata inghiottita da quel buco nero. Poi mi sono ritrovato in un posto che non avevo mai visto prima. Pensavo che trasformandomi sarei riuscito a tornare. Ma è arrivato lui. Uno scagnozzo di Vega. Hollow. Hollow mi ha chiesto di unirmi a lui. Io ho rifiutato subito. Non potevo aiutare i tuoi nemici. A quel punto ha detto, facciamo un patto. Quale patto? Se li avessi aiutati, loro non ti avrebbero più attaccato. Ecco qual era il patto. L'hai fatto per me? Sentivo che Hollow aveva un potere immenso. Se l'avessi usato contro di te, in quel momento ho preso una decisione. Ma perché hanno fatto così tanto per averti da loro parte? Volevano che aprissi una strada per il labirinto delle Bermuda. C'è un luogo speciale dentro quel labirinto. Un luogo in cui le onde M si scontrano, causando guasti e interferenze. Capisco. Ecco spiegati tutti quegli incidenti aerei. Vega e i suoi uomini vogliono qualcosa che si trova all'interno del labirinto delle Bermuda. Non so bene cosa si tratti, ma per metterci le mani sopra avevano bisogno delle mie abilità. Non so cosa stiano cercando, ma so che dobbiamo fermare i loro piani. Ben detto, Vega. Se raggiungessero il loro obiettivo, per il mondo sarebbe la fine. Andiamo, Sonia. Dobbiamo trovare qualcosa prima di loro. Gli impediremo di portare a termine i loro roschi piani. Sì, insieme potremo superare il labirinto delle Bermuda. Geo. Sì? Se non sei troppo arrabbiato, ti andrebbe di formare una nuova Brother Band con me? So che non dovrei chiedertelo dopo tutto quello che ho fatto. Certo che vorrei formare una nuova Brother Band. Geo sulla stromba l'ho formato da Brotherland. Ok, la forza legame di Geo è aumentata di 80. Wow, la mia forza legame è più alta di prima. Perché ora abbiamo un legame ancora più saldo. Grazie Geo, significa molto per me.
Ok, non era la strada giusta, forse sono in mezzo al vuoto cosmico. Così non va. Non riesco a capire da che parte andare. Lascia fare a me. Rispondimi, qual è la via giusta? Ha detto di seguirlo. Da questa parte. Scusate, qual è il potere di sogno per cui esattamente sente una voce e la voce gli parla? Ok! Dice di seguirlo. E tu saresti... Oh, oh, fermo! Fermate quell'uomo! Cos'è questa storia? Ok, non mi... Sogno, mi spiace. Quest'uomo non aspetta. Oh, ok, è passato... è andato dritto. Riflesso? Questo posto ha una forma strana, che sia un punto di riferimento? E perché lo schermo è sporco di non voglio sapere cosa? Più avanti c'è un labirinto ancora più ostico. Tienimi d'occhio, o ti perderai. Vai su e a sinistra. Allora ragazzi, come funziona il labirinto della Bermuda? Questo è il super loro. Su e a sinistra, quindi è di qua. Esatto. Ok, fermo, fermo uomo. Ok, è andato di qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Spero che non ci siano oggettivi. Ma che cosa? Ma qua. Dai, fermo! Questa è la Capcom che si diverte. Mai contro la Blizzard. Stai fermo! Fermati! Dio! L'ho perso. Sono andato su. Sì. Cosa sono quelle cose nel nello schermo superiore? Nel prossimo labirinto devi capire quella onda M, dice la verità, e lasciarti guidare dalle stelle. Vai su e a sinistra. Ok. Lo schermo superiore visualizzerà il cielo. Osservalo bene. Ok. Risolviamo l'indovinello insieme. Ok, c'è stella blu, quindi Earth blu. Questa è la via. La luce della stella blu è quella che brilla sopra di noi, giusto? Ok, quindi in teoria la via blu è quella giusta. Esatto. Da che parte andiamo? Ok, la stella verde, su e a sinistra, quindi di qui. Una stella gialla. I pazienti. Avranno fortuna. Pazienti. Veramente devo indovinare. Ci sono 4 Hertz gialli, forse quello che dicono... Tutti i pazienti avranno fortuna. La stella gialla è a sinistra, quindi devo andare a sinistra? No, decisamente. Giù è l'unica direzione in cui non sono andato, quindi devo andare giù? Sì, a culo! Giallo. Allora mi prendi in giro. Giù, sinistra. Ok. Lì tra parentesi c'è qualcosa. Giù e a sinistra, dice il tizio. Spero di fare bene a fidarmi. L'ultimo momento è il luogo che è stato sigillato. Vai giù e a sinistra. C'è un altro tizio. Vabbè, ma non è nostro faccino. Rosso e blu. Rosso, il verde mente. Blu, il giallo mente. Verde, il giallo non mente, ma mente il giallo, quindi segui la direzione in cui è rivolto il rosso, ma il giallo non mente. O il verde mi dice che il giallo non mente, quindi in realtà il giallo mente. Quindi io vado nella direzione opposta in cui è rivolto il rosso, ti prego dimmi che è giusto. Era giusto, incredibile. Verde, il blu è sincero. E il giallo dice non andare su e a sinistra. Quindi non andiamo su e a sinistra. Il blu mi dice il rosso mente. Quindi il rosso non mente, non andare giù a sinistra. Quindi devo andare giù a sinistra. Ho detto giusto? Sì. Oh, rosso, sinistra. Sinistra che? Su. Su a sinistra. Quindi di qui? Perché deve essere sempre così complicata la cosa? Ok. Le tenebre sono eterne. Voglio trovare la luce e andarmene da qui. Su e a sinistra. Cosa nasconde quella luce? Voglio lasciare questo luogo oscuro. Giù e a sinistra.
Dov'è la luce? Voglio volare via da questo labirinto. Giù e a destra. Sogno verdi praterie. Voglio volare via da questo labirinto. Nel cielo blu. Su e a destra. Ok ragazzi, verdi praterie e cielo blu. Visto che ci sono illuminate la stella blu e la stella verde, direi di andare su e a destra. Ha detto spero di sì. Era giusto o no? Ho toppato clamorosamente. Non di nuovo. Non so più da che parte andare. Ma era giusto sì o no? Nessun problema, ci penso io. Scusa, potresti rispondere a un'altra domanda? Qual è la via giusta? Ma non parla quell'uomo. Ok, grazie. Da questa parte, seguilo. Oh, fermo! È andato a sinistra, poi su, poi a sinistra. Avverto delle ondine molto forti più avanti. Proseguiamo, Geo? Certo, dobbiamo farlo. Ok, ragazzi, ma per questo episodio mi fermo qui. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. Mi state odiando? Sì, probabilmente. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video, dove succederanno delle cose belle, in teoria. Almeno, belle non per me, per voi. Per la storia. Non lo so. Bella, ragazzi.